Nel 1996, un uomo residente nella città di Novocheboksark, nella Russia occidentale, ricevette un dono molto particolare dal suo amico Vladimir Nikolaev. Si trattava di un pacchetto contenente alcuni tagli di carne di saiga, un ungulato diffuso nelle steppe di Russia, Kazakistan e Mongolia. Una vera prelibatezza, a detta di Vladimir. Grato per il dono ricevuto, l'uomo portò la carne a casa e la lasciò alla moglie affinché la usasse per preparare la cena. La donna prese il pezzo di carne, lo macinò e ne fece delle polpette. Quella sera, marito e moglie, insieme ai loro figli, si riunirono per la cena, curiosi di assaggiare quella carne così inusuale. La donna mise in tavola una pentola colma di polpette, tutti si servirono e iniziarono a mangiare. Tuttavia, dopo pochi bocconi, cominciarono a percepire un retrogusto particolare, diverso da quello tipico della selvaggina. Un sapore tanto strano e sgradevole da far temere che la carne potesse essere andata male. Per cui, terminata la cena, giusto per stare più tranquilli, decisero di portare parte della carne avanzata da un medico di loro conoscenza, affinché la esaminasse per verificare che non avessero mangiato nulla di avariato. I risultati delle analisi fatte dal medico e le scoperte che ne conseguirono avrebbero fatto accapponare la pelle e rivoltare lo stomaco ai residenti di Novocheboksark e della Russia intera. Io sono Matt e oggi vi racconterò l'orripilante caso di Vladimir Nikolaev. Vi avviso che diversi dettagli del caso sono abbastanza impressionanti. Vladimir Nikolaev nacque il 16 marzo 1959 a Novocheboksark, nell'ex Unione Sovietica. Avendo sin da piccolo un carattere turbolento, era solito commettere piccoli crimini e cacciarsi nei guai. Chi lo conosceva all'epoca infatti lo descrive come un individuo tendenzialmente antisociale, prono ad episodi di violenza e all'abuso di alcol. Una volta raggiunta la maggiore età, come facilmente prevedibile, iniziò ad avere i primi problemi con la legge. Infatti fu arrestato per la prima volta nel 1980 in seguito a una serie di furti e rapine e rinchiuso in carcere, in cui, per i successivi 16 anni, continuò ad entrare e uscire rimanendo in libertà pochi mesi per volta prima di commettere altri crimini ed essere nuovamente arrestato. Nonostante il continuo andirivieni dal carcere, Vladimir riuscì a trovare una donna che lo amasse e volesse sposarlo, e nel 1992 divenne anche padre. Tuttavia, come al solito, essendo incapace di guadagnarsi da vivere onestamente, fu ben presto arrestato di nuovo e riportato dietro le sbarre. Quando venne scarcerato poi nel 1996, Vladimir tornò al suo appartamento, per scoprire che la moglie ne aveva avuto abbastanza di lui e della sua inaffidabilità e lo aveva lasciato, trasferendosi in un'altra città e portando con sé il figlio. Rimasto solo, l'uomo riprese il suo solito stile di vita fatto di bagordi e piccoli crimini. Una sera, mentre tornava ubriaco da una festa, si imbatté in un suo conoscente anch'esso ubriaco. L'uomo gli fece cenno e gli chiese se avesse un accendino. Vladimir si fermò a parlare, ma in breve tempo la conversazione degenerò in un litigio, probabilmente per via dello stato alterato in cui i due uomini si trovavano a causa dell'alcol. Ben presto, dalle parole si passò ai fatti. Il suo avversario lo colpì e Vladimir rispose con un pugno così forte che l'altro si accasciò al suolo privo di sensi. A quel punto, Vladimir decise che fosse il caso di rianimarlo, per cui, dato che si trovavano nei pressi di casa sua, si caricò l'uomo in spalla e salì fino al suo appartamento. Una volta all'interno, lo adagiò nella doccia e provò a fargli riprendere i sensi bagnandolo con acqua fredda. Non vedendo risultati, cambiò metodo e procedette a schiaffeggiarlo violentemente. Quando anche questo approccio fallì, avvicinò l'orecchio al petto dell'uomo e si accorse con grande sorpresa di non sentire alcun battito. Il colpo l'aveva ucciso. Rendendosi conto della situazione in cui si trovava, valutò che la sua opzione migliore in quel momento fosse di far sparire il cadavere. Per cui trascinò il corpo nella vasca da bagno e iniziò a smembrarlo pezzo dopo pezzo, così da potersene sbarazzare più facilmente. Mentre lavorava alacremente, un'idea gli sorse spontanea, più per curiosità che per altro. Perché non assaggiarlo? Chissà che sapore ha la carne umana. Tagliò un pezzo di coscia e lo mise a bollire. Quando gli sembrò che fosse pronta, tolse la carne dal fuoco e ne mangiò un boccone, scoprendo però con disappunto che non aveva un buon sapore. Non volendo darsi per vinto, prese un altro pezzo, lo sminuzzò e lo frisse in padella. Questa volta trovò che avesse un gusto gradevole, per cui decise di tenere il resto del corpo e consumarlo man mano, facendo la carne fritta o al forno. Come se non bastasse, ebbe anche la macabra idea di fare in modo che altri, a loro insaputa, assaggiassero carne umana,
per cui ne regalò una parte ad un suo amico, al quale disse che si trattava di filetto di saiga, e altra la vendette al mercato spacciandola per carne di saiga o di canguro. Usò il ricavato della vendita per comprare dell'alcol. Dopo qualche giorno, avendo ormai consumato o dato via la maggior parte della carne, decise di procurarsene dell'altra per rimpinguare le proprie scorte, ovviamente sotto forma del cadavere di un'altra persona. Perciò una sera uscì in cerca di potenziali vittime, puntando a qualcuno che non avesse forti legami familiari e che dunque Vladimir potesse far sparire senza lasciare tracce, e finì per trovare il bersaglio ideale in un altro ubriaco di sua conoscenza. Dopo averlo ucciso, ne trasportò il cadavere fino a casa, lo depose nella vasca da bagno e iniziò a macellarlo. Per prima cosa tagliò la testa ed estrasse il cervello, che avrebbe poi conservato sul balcone. Poi asportò alcuni organi tra cui il cuore e il fegato. Infine rimosse i muscoli di braccia, gambe e glutei. Una volta completate queste operazioni, si rese conto di aver ottenuto una tale quantità di carne da non sapere cosa farsene. Perciò, come già aveva fatto la volta precedente, decise di liberarsi dell'eccesso vendendone parte al mercato e distribuendo il resto ad amici e conoscenti che, ignari di tutto, la consumarono convinti che si trattasse di carne di qualche animale esotico. Nessuno sospettò di nulla finché il medico a cui l'amico di Vladimir aveva portato della carne affinché venisse analizzata non scoprì con orrore che essa conteneva tracce di sangue umano. Scioccato dalla rivelazione e rendendosi conto con disgusto di aver involontariamente consumato della carne umana, l'amico contattò immediatamente le autorità. Quando la polizia si recò a casa di Vladimir per chiedere spiegazioni, trovò nel suo appartamento diversi resti umani, oltre a ben visibili chiazze di sangue nella vasca da bagno. Di fronte all'evidenza, l'uomo non oppose resistenza, ammise ciò che aveva fatto e venne arrestato. Una volta terminate le indagini, la polizia dispose che la carne sequestrata nell'abitazione dell'assassino venisse restituita alle famiglie delle vittime, così che potessero celebrare i rispettivi funerali. Quando Vladimir lo venne a sapere, chiese se fosse invece possibile consegnare a lui la carne affinché finisse di mangiarla. Motivò l'assurda richiesta dicendo che seppellire del cibo sarebbe stato uno spreco. Nel luglio 1997, Vladimir Nikolaev fu trovato colpevole di duplice omicidio e cannibalismo e dell'aggressione tentato omicidio di altre due persone, a cui l'uomo presumibilmente contava di far fare la stessa fine delle altre vittime. Sebbene all'epoca in Russia fosse già in corso una discussione sull'abolizione della pena di morte e la Corte Suprema raccomandasse ai giudici di astenersi dall'emettere tale condanna, i crimini commessi dall'uomo vennero ritenuti troppo barbarici per non essere puniti con la pena capitale. Tuttavia, dopo due anni trascorsi nel braccio della morte, la condanna di Vladimir venne commutata in ergastolo, quando la pena di morte venne definitivamente abolita in Russia nel 1999. L'uomo accolse con gioia la nuova sentenza, convinto di essersela cavata con poco. In un'intervista televisiva disse con ottimismo: «Che vuoi che sia, sconterò 25 anni e poi scriverò una petizione per chiedere la grazia». Tale ottimismo però non durò molto a lungo, in quanto, per scontare la pena, venne rinchiuso in una delle più severe prigioni di massima sicurezza del paese, dalla quale nel 2006 rilasciò un'intervista in cui disse che chi viene condannato all'ergastolo dovrebbe avere la possibilità di scegliere fra quello e la pena di morte. Ad oggi, 24 anni dopo, è ancora dietro le sbarre e non si profila all'orizzonte nessuna possibilità che venga scarcerato.